Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo daily vlog, chiamiamolo così. Oggi il sottofondo musicale, ve lo farò sentire a breve, è molto nostalgico perché rappresenta la mia infanzia. E oggi non ci sono Rammstein, non c'è punk, c'è solo sta roba qui e una gran voglia di fare, quindi è cominciata una nuova vita per il sottoscritto, dove tengo d'occhio la mia dieta personale, c'ho un po' di chili da buttar giù e soprattutto tengo la vista a riposo il più possibile, niente video, solo audio. Vediamo adesso, dopo tutta questa ramanzina, cosa c'è su 18183 stamattina. Che ci fanno delle MD qua? Curioso, sono le 8:52. Molto strana sta cosa. È in ritardo di 5 minuti. Qualunque cosa sia va verso Firenze e lo prendo. Luigi Gatto non me lo faccio dire due volte. Intanto al binario 3 ho sentito chiaramente i freni delle ALN. Quindi, già. Questo ho già capito che treno è, ma non mi quadra. O è straordinario. No, per forza straordinario, perché doveva essere alle 9:52 se avevano cancellato quello da Grosseto. Ma questo è un proprio straordinario, secondo me. Minchia ragazzi, questa MD smozza per antiserpeggio un lontano ricordo, oscillano come un rock. Mamma mia, non so che treno sia, ora devo controllare perché non mi quadra. Guardo che treno è e riferisco. Ragazzi, è quello delle 8:47. Io perché non mi quadrava, è sempre solo rock questo treno. Invece no, no GMD. Vabbè, si va belli tranquilli, si arriva a Firenze e si vede il da farsi. Fantastico, mi è stata posticipata la lezione non di un'ora ma di 2 ore. Minchia ragazzi, non riesco a pulire la fotocamera, cioè quello straccio che ho che ormai è lercio. Ci vado di disinfettante e vaffanculo. Non si può vedere un video così. Vi devo far notare il particolare dell'apertura di questa porta non appena passiamo la prossima curva, che ovviamente arriverà chissà quando, io non me l'aspetto. Ok, abbiamo una curva, vediamo un po'. Ovviamente ora non lo fa, giustamente dico io. Eccolo, ci prova ma non ci riesce. Eccolo qua, c'è l'apertura automatica ragazzi, apertura che funziona con la gravità, anzi in realtà con la forza centrifuga in questo caso, perché spinge verso il lato. Va un po' meglio, comunque oggi sarà davvero un daily vlog perché con 2 ore in più di tempo devo andare di nuovo a prendermi da mangiare, insomma cercare di fare del mio meglio. E col fatto che sono a dieta devo riuscire a limitarmi. Ora, cosa cacchio trovo alla Conad che consona la mia dieta? O prendo un pezzettino di schiacciata, me ne mangio 100 grammi invece che 200? Anche la scorsa volta 400 grammi ne avevo presi. Bene, ma farsi la schiacciata con la mortazza e un po' di mozzarella, che so io, insomma, mi mancano quei tempi, ma va bene così, è giusto che sia così. Signa, prossima fermata, Signa. Questi sono i nuovi annunci che sentiamo a bordo dei treni, non tutti però. Da scommetterci le palle che abbiamo 5 MD con doppia 464. Guarda lì che bel capolavoro artistico. La capienza, ragazzi. È l'unico vantaggio di un rock, l'unico. Con un'accelerazione così dubito che sia singola. Anche se tutto è possibile, eh. Abbiamo passato le piagge. Andiamo a ficcarci sul deviatoio. Ma quale deviatoio? Sulla deviata? No, è sempre corretto tracciato. Minchia ragazzi, io non sono un ferroviere, non rompetemi le palle. Non rompetemi le palle, non conosco le terminologie giuste. Si curva verso Firenze, Dio buono, che ci voleva tanto. È tornato e vi tormenterà fino a che non parirà un altro grandangolo. Bene, sarà caso di scendere qui. C'è il primo treno per... Ma sì, scendiamo qua. No, perché devo scendere qua? No, io non scendo qua, vado a prendere quello delle 9:55. Che non esiste. Dio buono di Dio. Fanculo, me ne vado a Santa Maria Novella. Da lì aspetterò il primo per Campo di Marte, sperando non ci sia dopo chissà quanto.
Se c'è quello delle 9.55 ci va, o anche quello delle 9.40 per Borgo San Lorenzo, uno dei due ci va. Sì, questa è una DTS, non c'è verso che sia singola, non c'è verso. Tira davvero troppo. Ragazzi, ovviamente scherzavo, non mi sognerò mai di usare ancora una volta quello schifo di adattatore. Beh, c'è quello per Terontola. Io direi di usare questo. Era aperto un attimo fa. Quella è aperta. Questa non pare. Ah, mi sa che è guasta. Sì ragazzi, questa da nuova porta guasta, proprio bloccata. Non ti serve la grand'angolo se sai fare le riprese. Condizionatore vigoroso lo definirei, perché è bello potente. Ogni tanto qualche MD messa bene ci sta, almeno per quanto riguarda il funzionamento. Poi le ruote e tutto il resto, boh. Ci avviamo oltre le porticine e la differenza si sente. Queste porticine sono molto utili, conservano il clima. Ma era un po' troppo freddo per i miei gusti. Vediamo come si presenta questa. Che si fa da un estremo all'altro, eh. A quelle messe bene, a quelle messe malissimo. Andiamo oltre, se non è l'ultima. Qui c'è solo la ventilazione accesa, non c'è l'aria condizionata attiva. Buono. Eccoci, questa è per forza l'ultima. Non si sta malissimo, devo dire, qua. Si sente quanto l'aria va dispersa in queste zone, ma vabbè. Questa è una di quelle MD finte che ci hanno comparto disabili giusto per dire ce l'abbiamo. Qui si sta bene, anche se mancano le porticine. Si è definitivamente attivo il condizionamento, è solo più basso. La differenza in silenziosità è palpabile, eh? È veramente palpabile, cioè, qui si sente tutto. Ma dai, hanno fatto il comparto bici e non hanno fatto quello disabile come si deve. Andate a cagare. Suppongo che la bike area delle MD che conosciamo, ecco perché fa casino, sia tutta fatta così, tutta con questi rastrellini, tutta quanta da cima a fondo, con 64 posti bici se non mi ricordo male. Ecco cosa si vede di là, c'è la porta aperta, c'è qualcosa di rotto lì. Questo era... era il comparto bici della E464. Ci ho provato. Un consiglio per chi vuole chiudere questi finestrini. Non accontentatevi di fare così, perché non è detto che si chiudano bene. Tirate sulla levetta, premete come si deve e lasciate andare. E state certi che si chiudono. Anche questo che è un po' più difettoso. E voilà. Visto?